Dopo Erto, Longarone e Udine, l'itinerante mostra Vajont, paesaggio e architettura fatta a Pordenone, per ricordare nel 50° anniversario del disastro del Vajont le 2000 vittime. Tuttavia, lo scopo è finalizzato anche a promuovere la conoscenza dei luoghi storici sopravvissuti alla catastrofe e a valorizzare ulteriormente gli aspetti culturali e paesaggistici della valle. Le cui genti, pur tra alterne vicende, hanno saputo conservare la propria identità, come ha precisato in sede di presentazione la soprintendente architetto Maria Giulia Picchione, rivelando l'importante attività dell'istituto per tutelare gli edifici storici di Erto e Casso. La mostra rimarrà aperta fino al 15 dicembre, è promossa dalla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e sarà visitabile lunedì dalle 14 alle 19 e da martedì a sabato dalle 9 alle 19.